Walter di Gemma, chissà, chissà pezzo del, chissà. 96, no, 97 forse. 96-97. Walter di Gemma, chissà, Giorgio Gaber. Ma chissà, ma chissà, ma chissà, ma chissà. Cresce sempre più la voglia di sapere, come una legittima curiosità. Ma purtroppo il mondo non si fa capire, siamo tutti pieni di ma. Chissà, ma chissà perché la stampa, chissà, che è ricca di argomenti, chissà, non dice quel che accade, o bleffa in malafede, o in mano ai deficienti. Ma chissà se la giustizia, chissà, fa proprio il suo dovere, chissà, se ti fa un po' a sinistra, o ti fa per la destra, o per il suo potere. Ma chissà perché la borsa, chissà, ci premia e ci castiga, chissà, si alza e poi si abbassa, si scuote o resta fissa, ma a me che me ne frega. Ma chissà se chi lavora, lavorerà in eterno, e se i disoccupati sono molto confortati dai piani di governo. Chissà se gli ospedali sono ben organizzati, si alleviano il dolore, chissà se con amore ammazzano i malati. Chissà se la cultura è un gioco di opinioni, se i nostri professori sono veri pensatori o un mare di coglioni. Ma noi parliamo delle cose del mondo, discutiamo dei problemi di fondo, concludiamo nel buio più tremendo. E non passa mai la voglia di sapere, ma non c'è più il gusto della verità. Forse ci sarà chi ha voglia di capire, ma si ferma ai soliti ma. Chissà, ma chissà se chi ha il potere, chissà, si occupa di noi, chissà, se ha in mente nuove cose, se pensa un po' al paese o fa gli affari suoi. Ma chissà se coi partiti, chissà, di cui l'Italia abbonda, chissà, nel nostro Parlamento si può arrivare a 100 per fare cifra tonda. Ma chissà se il Vaticano, chissà, che alla bontà si ispira, chissà, abbraccia i poveretti, li benedice tutti, ma non gli dà una lira. Ma chissà se anche l'Europa, che sembra così seria, è fatta per contare, per farci comandare o metterci in miseria. Ma chissà se anche la guerra, in cielo, in terra, in mare, a volte necessaria, a volte umanitaria, a volte un grosso affare. Ma chissà se il nostro Stato dà qualche garanzia, chissà se giustamente fa schifo a tanta gente questa democrazia. Ma noi parliamo dell'impegno sociale, non perdiamo neanche un telegiornale, sprofondiamo nel caos più totale. Cresce il mio disagio, ma non sono il solo, io sono sicuro che qualcuno sa, ci sentiamo tutti presi per il culo, è ora di finirla coi ma. Chissà, è ora di finirla coi ma. Chissà, è ora di finirla coi ma. Walter di Gemma, chissà, grande davvero Walter, grandissima grazie. Interpretazione. Prima di salutare Andrea Scanzi, chissà cosa avrebbe detto chissà. Giorgio Gaber, chissà, chissà tutto quello che ha raccontato in questo pezzo, quanto era avanti già Giorgio, Andrea? Ah beh, sarebbe allucinante quello che ci direbbe oggi, perché questa io me la ricordo nell'ultimo spettacolo della sua vita, Un'idiozia conquistata a fatica, quindi siamo negli anni 97-2000, e c'era già una sfiducia assoluta nei confronti di due categorie che Gaber ha sempre ritenuto altamente responsabili, non tutte ma quasi, quella dei giornalisti dell'informazione, sì. I giornalisti che dove cogli sempre bene, come dice Nio Se Fossi Dio, e i politici. La politica è schifosa e fa male alla pelle, non si è mai spostato da lì. Ogni tanto poteva esserci qualcuno che gli piaceva, Enrico Berlinguer, e lì partiva sempre l'applauso durante qualcuno era comunista, però erano casi sporadici. Quello spettacolo lì, Un'idiozia conquistata a fatica, che Giorgio faceva con un dolore lancinante,
allucinante, perché era un eroe a stare sul palco in quelle condizioni e non lo faceva vedere, o faceva di tutto per non farlo vedere a noi quanto stesse male per colpa della malattia, ma faceva delle cose sul palco inaudite nonostante la malattia. Ecco, quello era uno spettacolo della totale sfiducia nei confronti di queste due macro categorie. Era il 98-99, sono passati 25 anni. Secondo voi l'informazione è migliorata, la politica è migliorata? Io ne dubito. Quindi immagino che Gaber sarebbe ancora più disilluso e quindi, per usare una parola che a volte utilizzava anche lui, ancora più incazzato.